È il tema delle migrazioni quello che Papa Francesco sviluppa nella catechesi, tralasciando per un momento il ciclo intrapreso nelle settimane scorse. Ne parla prendendo a prestito due immagini ricorrenti nella Bibbia dal forte valore simbolico: il mare e il deserto. Sono luoghi di sofferenza, di paura, di disperazione, ma allo stesso tempo sono luoghi di passaggio per la liberazione. E quanta gente passa per i mari, i deserti, per liberarsi oggi. Luoghi di passaggio per il riscatto, per raggiungere la libertà e il compimento delle promesse di Dio. L'attenzione del Papa si sofferma in particolare su un mare, il Mediterraneo, luogo di comunicazione tra popoli e civiltà, diventato un cimitero. E la tragedia è che molti, la maggior parte di questi morti, potevano essere salvati. Bisogna dirlo con chiarezza. C'è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per respingere i migranti, E questo, quanto è fatto con coscienza e responsabilità, è un peccato grave. Anche alcuni deserti, rileva il Papa, diventano cimiteri di migranti e spesso non si tratta di morti naturali, ma di abbandono voluto nell'indifferenza generale. Nell'epoca dei satelliti e dei droni, ci sono uomini, donne e bambini migranti che nessuno deve vedere. Li nascondono. Solo Dio vede e ascolta il loro grido. E questa è una crudeltà. Francesco parla di vie di accesso sicure, di una governance globale delle migrazioni fondata sulla giustizia, fratellanza e solidarietà. A tal proposito il Papa riconosce e loda l'impegno di tanti buoni samaritani che si prodigano per salvare migranti feriti e abbandonati, offrendo loro speranza. Infine l'esortazione anche a chi non è in prima linea a dare il proprio contributo per quella che definisce lotta di civiltà, ponendo una domanda. Voi pregate per i migranti, per questo che vengono nelle nostre terre per salvare la vita, e voi volete cacciarli via.